Buongiorno a tutte le mie amiche barra clienti che mi stanno aspettando, così come io aspetto voi. Buon 8 marzo a tutte, siamo qui per vedere come sempre le nostre novità e ascoltare un po' di consigli da parte della Cri anche sulla bellezza, perché sapete che è una parte che mi piace tantissimo seguire. Oggi è praticamente primavera, c'è un tempo bellissimo, meraviglioso, quindi ho detto come faccio a non proporre le cose che mi sono arrivate? Non posso aspettare a farvele vedere, quindi ho deciso di vestirmi esattamente come una cipolla per farvi vedere tutti i look che possono essere subito sfruttabili se il tempo continua a rimanere un po' calduccio, quindi se qualcuno ha voglia di qualcosa di nuovo può benissimo subito sfruttare mettendo poi sotto delle cashmirette o facendo un po' degli accorgimenti per chi avesse ancora un pochino freschino, ma ci si può già leggermente spogliare, ok? Buon appetito se state mangiando, se state preparando o se state già lavando i piatti o se siete in pausa ufficio e con le amiche state guardando questa pillola e vi faccio vedere tutto ciò che è arrivato. Allora, parto subito con questo bellissimo spolverino, è un pezzo unico, è una taglia, diciamo, veste fino secondo me una 44-46, ma comunque si adatta benissimo al corpo perché non ha il punto spalla. È uno spolverino blu fatto modello parca, come potete vedere dietro è stondato, mentre davanti ha una semplicissima zip, ha il suo cappuccio, è un antivento molto spiritoso, ha le tasche, come è proprio un blu navy, è facilissimo da indossare soprattutto per chi ama in questa stagione, come vedo più o meno tante mie clienti, amano subito cambiare il pantalone o il jeans, avere un po' la novità. Poi sapete che quest'anno il jeans andrà tanto in tutte le salse, quindi ve l'ho appoggiato sopra questo completo, ma è facilissimo da indossare anche sopra una tuta, sopra un jeans, sopra un pantalone, un po' un antivento nel color blu. Il color blu quest'anno è stato un po' svecchiato, il blu a volte dava l'idea di un po' classicotto, mentre quest'anno veramente lo stanno usando tantissimo sia in giacche, spolverini, anche in varie fantasie, però con tagli e proposte molto nuove e anche molto grintose. Quindi io mi spoglio dal primo mio strato di cipolla, che vedete all'interno è tutto foderato, ma è un praticamente antivento, e sotto vi faccio vedere questo completo. Questo è un maglioncino che ho appena preso in cotone, vedete che è un cotone con una trama di cotone, finito benissimo in fondo, smanicato, fatto un po' a gilet, che io ho proposto sopra questo abito in mussola di jeans. Questo maglione è disponibile sia nel color bello, come quello che indosso, sia nel color verde. Il verde anche quest'anno ci accompagnerà tanto, è già anche l'anno scorso l'hanno proposto molto, ma anche quest'anno soprattutto questo tipo di verde, verde erba, sta andando tantissimo come nuova proposta. E questo maglioncino ve l'ho messo sopra l'abito perché volevo farvi vedere che nel caso voi voleste metterlo sopra una semplice camicia di jeans o anche una semplice camicia bianca, sta benissimo, fate uscire la camicia e sopra mettete questo gilet. Ma io l'ho usato sopra il sopra l'abito perché comunque se voi questo abito ha la alla cintura potete benissimo indossarlo anche sopra l'abito se avete freddo o volete cambiare un attimino il look dell'abito. Ora mi spoglio anche da questo bellissimo maglioncino smanicato, molto facile oltretutto da indossare, va bene per qualsiasi taglia, e vi faccio vedere questa new entry. Questo è un abito in mussola di jeans, vedete che è fatto a camicia, quindi chiuso fino al punto vita come se fosse una camicia di jeans,
ha davanti uno sfondo, vedete che è fatto proprio con uno sfondo, la gonna diciamo che è attaccata logicamente, ha un pezzettino di elastico dietro, così crea anche un po' di agio nella vestibilità. Quindi abbiamo il pezzo a camicia sopra le maniche, quindi ha le maniche lunghe, cosa che ho proprio cercato perché è più facile da sfruttare soprattutto in questa stagione. Poi potete benissimo rimborsare le maniche, e ha una cintura in vita e, cosa bella, ha le tascone, e l'abito è disponibile nella taglia S e nella taglia L. Io sto vestendo una S, quindi veste bene anche di seno, sulle tasche non tira, è morbido anche come vestibilità. Poi la vita ve la regolate voi e la stringete in base alle vostre necessità, se vi piace sentirvi belle strette o se vi piace sentirvi leggermente più morbidine. Se volete potete mettere benissimo un altro tipo di cintura. Allora, sopra questo abito possiamo provare anche, vedrete che da quest'anno, ma soprattutto anche nell'inverno prossimo, partirà ancora proprio la pelle, proprio la vera pelle. Erano anni e anni che non ripartiva l'abbigliamento in pelle, e ripartirà tanto. La mia mamma è nata con l'abbigliamento in pelle e quindi ci sarà un po' un ritorno. Questa che sto provando è una maxi camicia di Cartica color bianco, con tutti i bottoncioni fatti come in color rosso, con le due tasche, e all'interno ha della specie di alcantara. Logicamente questa è un'ecopelle, ma vedete, questi tipi di camicie possono fare anche un pochino da giacca, quindi potete metterle sopra un abito, sopra un pantalone blu, con un lupetto blu, con un maglioncino blu, buttate sopra questa camicia che, guardate, dietro copre molto bene il sedere, scende molto morbida, e sono tutte queste cose over per giocare un attimino con il look e dare comunque anche un po' di luce, perché il bianco burro va sempre tantissimo e a volte è quella macchia che dà anche un attimino di luce e di risalto al viso. Ora togliamo anche questa. Sopra vi faccio vedere anche il famoso cardigan, che potete benissimo appoggiare, sempre fatto diciamo con blu tono su tono, punto riso, che potete appoggiare. Vedete, qua ho il collo della camicia, il cardigan è stondato, e se volete potete anche sovrapporre il vostro cardiganone con la vostra gonnellona, che poi è un abito, e avere un look tutto sovrapposto. Ok, qua ci siamo. Questo cardigan è un cardigan blu, punto riso, collo alla coreana, semplicissimo, molto molto morbido, ma anche facile da sfruttare. Ora vi faccio vedere un'altra cosina. Ok, un'altra cosina ve la faccio vedere togliendomi l'abito, perché oggi vi ho fregato, sono proprio vestita a cipolla. Ieri pensavo, dicevo, ma io come faccio a fargli vedere più look senza continuare a togliere, mettere, togliere, mettere? E invece, tadam, sono già vestita anche sotto. Guardate, mi sposto un attimo dalla scena e arrivo subitissimo, mi tolgo l'abito senza rimanere come al solito incastrata, e vi faccio vedere lei, ritorna lei, la minigonna in jeans. Quanto tempo è che non vediamo le minigonne in jeans? È arrivata proprio ieri questa minigonna di jeans, non è troppo corta, ok? È un'ottima misura per, dai, adesso vediamo, adesso magari non ci sentiamo ancora pronte per uscire con le sgarlette fuori, però appena arriverà un attimino più calduccio, comunque una lunghezza così non è una lunghezza né sconcia, né tantomeno una lunghezza che non potete usare di giorno. Questa è una gonna che ho disponibile nella taglia 40, 42 e 44, è sfumata, ha le due tasche, anche dietro sul sedere, e ho appoggiato sopra
una magliettina che è appena arrivata, guardate, ve la faccio vedere, è una magliettina con il collo in maglina color oro e finita anche la bordatura sotto con la maglina color oro lurex. È semplicissima, in viscosa a righe, in questo caso righe color verde militare e color burro, ma è disponibile anche in altre due fantasie. Abbiamo il color fucsia al collo con del lurex, con in fondo la bandina sempre uguale, e qui abbiamo la riga bianca e nera, oppure abbiamo il famoso burro con il color biscotto, sempre con il collo in nuance diciamo molto delicata, che è questo oro platino. E poi c'è quella che indosso io qui sopra, se volete proprio dare un tocco, da sono una fan del jeans, questa potete appoggiarci sopra una camicia e siete molto giovanili, pratiche, perché alla fine non vi tira nulla da nessuna parte e potete già usarlo diciamo come look nuovo, look molto primaverile e un ritorno, un revival di chi ha già visto questo abbigliamento. Logicamente ci sono sempre linee nuove, dei dettagli nuovi che vi danno lo spunto per rimetterle, oppure possiamo concludere il tutto sempre della stessa ditta mettendo il famoso giubbino di jeans. In questo caso è un giubbino di jeans non sciancrato, ma un attimino morbido, bombatino, non è troppo corto, fa quasi da giacca, ha una tasca ed è proprio della ditta e della sfumatura del colore uguale alla minigonna di jeans, poi ha le sue maniche che vanno chiuse col bottone, ed è disponibile nella taglia M e nella taglia L. Adelante, sempre avanti, 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 vi faccio vedere se è rimasta incastrata. Eccolo qui. Sopra questo completo con la minigonna, se voi volete e non vi piace lasciare il corto aperto, potete concludere mettendo questo cardigan, che è un cardigan sempre in cotone, e riprende la riga color militare. Vedete che arriva proprio alla lunghezza della minigonna, voi siete coperte, un po' pratiche anche da giorno, oppure anche la sera potete chiudere mettendo una cintura che magari o così o in un altro colore, vedete, una cintura che vi fa il punto vita. Ho un po' un vedo non vedo con le mie taschine. E buonanotte suonatore, perché noi osiamo un attimino, perché ragazze dobbiamo un attimo, succede. Sono rimasta incastrata pure con la cintura, ah no, eccolo, allora eccoci qui. Poi un'altra tinta che possiamo mettere su questo look è il color biscotto, che riprende un attimino il bordo invece della magliettina, che è color sempre biscottino chiaro con del lurex. Vedete, in questo caso il cardigan rimane una spanna sopra la finitura della gonna, mentre nell'altro caso col color militare finiva proprio alla lunghezza della gonna. Ok, andiamo avanti, perché qui ci sono tanti tanti colori e tante novità. Allora, mi sono innamorata completamente dei maglioncini in cotone. Sono arrivati dei maglioncini in cotone un po' nuovi, come piacciono a me, con questa trama proprio di cotone bella grossa. Vi faccio vedere. Hanno un collo fatto a lupettino. La Luisa mi dà sempre una mano, perché altrimenti rimango a metà. Abbiamo questo collo finito con la bordatura color blu. È un maglioncino bianco e blu, burro e blu. Guardate come è finita bene la trama del ricamo. In fondo c'è il polsino blu con la bandina blu in fondo, e questo collo che proprio è il girocollo che io adoro, perché chiude bene il collo. Potete benissimo metterlo sopra la gonnellina, sopra un paio di jeans, sopra un pantalone nero,
perché ricordo a tutte quelle che amano questi pantaloni, che sono rientrati i famosi pantaloni in viscosa che finiscono con il bordo, che cascano benissimo, elastico in vita, due tasche, comodissimi da usare anche tutta primavera e tutta estate, perché non appiccicano, sono molto freschi e snelliscono tantissimo la gamba perché cascano molto molto bene. Questo maglioncino è disponibile anche con un colore shock, che è il colore arancio, che vedremo tanto ancora, anche tutte le nuance dell'arancio, che può essere un arancio corallo, un arancio un attimino più fluo o proprio l'arancio mandarino. Questo quindi è disponibile nei due colori, blu e burro, e burro e arancio. Poi un altro bellissimo maglioncino, dico bellissimo perché a volte le cose più semplici piacciono a molte molto di più, è un semplice maglioncino color burro, sempre con questa finitura molto pulita, tutto dello stesso colore, con un semplicissimo girocollo, proprio maglioncino basico in cotone, semplicissimo, senza troppi colori, troppi ricami, e molto luminoso. Ora vi faccio invece vedere questo smanicato, no, è un maglioncino, dai, con la manica, come mamma? Come si chiama questo? Un gilettino, un gilettino. Un poncetto. Tipo un poncetto fatto un po' gioiellino, perché bisogna stare attente a infilarlo, perché qua bisogna togliere tutti i bracciali, tutti gli anelli. Guardate, è in color oro con dell'urex, adesso non guardate sotto la mia maglietta, è finito con tutte le frangettine sulla manica che copre un attimino la spalla, quindi chi ha le paturnie per il braccio qua lo copriamo, perché sapete che ognuna ha le proprie paturnie, tutte ci teniamo le nostre, ma dobbiamo andare incontro alle paturnie, ossia cercare di nascondere. Guardate che bello, ha tutte queste frangettine, in fondo è finito semplicissimo ed è color oro. Qua logicamente andrebbe messo senza sotto la magliettina perché è leggermente scollato, oppure se volete potete mettere sotto un body o un top che fa da vedo non vedo, e questo è spiritosissimo e fa anche un po' l'elegantino, quindi sono quei pezzi che abbiamo voglia di cominciare a mettere per cambiare un attimino. Possiamo metterlo anche di sera, possiamo metterlo col bianco in contrasto col nero o col blu, però diciamo che sono i primi pezzi che ci danno un po' di cambio della nuova stagione. Poi sempre, guardate che lo lascio qui, poi sempre come vi faccio vedere delle maglie, qua facciamo vedere delle maglie anche un po' over, che per chi ha voglia di cose un attimino morbide e non strizzate e strette, le ho vendute benissimo, vestono molto bene, sono delle maglie a righe, bianca, in questo caso bianca e biscotto, col collo in color verde acido, manichina tre quarti, vedete che non aderisce al braccio, va giù morbida, molto giovanile, con i due spacchi, però per chi ha tanto seno, per chi non ama sentirsi strizzata, questa è una bellissima maglietta che mi rientrerà anche col contrasto di colore azzurro e bianco e verde e verde acido e burro, che vi faccio vedere che è questa. Però in questo caso volevo farvi vedere appunto i due modelli. Questo è il modello morbido, bello, fresco, morbido, che scende, copre un attimino il sedere, copre un po' anche davanti, mentre questa è, diciamo, la maglia un attimino più aderentina, sempre con questi contrasti di colore che sono burro e verde, e sempre la manichina a tre quarti, ma un attimino più asciutta rispetto a quella che sto indossando, che come vi ripeto rientrerà negli altri due colori. Poi, sempre come maglia, vi ricordo che è rientrata la maglia con i buchi, io le chiamo quei tre petali, vedete che ha tre buchi, è aderentina, è piaciuta tantissimo, è arrivata anche nel color bianco, proprio questo è un bianco ottico, che a volte ho visto che apprezzate molto perché lo mettete per schiarire sotto i tailleur,
sotto le giacche nere, anche solo per la sera, la potete mettere sia nel nero, che vi fa un attimo più di elegantino, sia nel bianco, che schiarisce un attimino di più il colore. Altre novità che non vi ho fatto vedere sono questi fantastici pantaloni che abbiamo anche in questa taglia, che sono in mussola di cotone. Non riesco a farveli toccare, ma potete benissimo venire qui, tranne le mie fantastiche clienti che mi seguono da lontano, che mi mancano, ma so che mi seguono. Questi sono dei pantaloni a palazzo, elastico in vita, fantasia stupenda, meravigliosa, hanno una mano morbidissima, e questi io li prendo perché d'estate non sapete di averli addosso. Potete metterli benissimo di giorno con una t-shirt semplicissima che riprende i vari colori, o una t-shirt bianca, o un semplice girocollo. Se volete un attimino usare e usarli la sera, potete metterli con un tappetino in raso, i soliti tappetini o smanicati, o con un pezzettino di manica, che vi fanno un po' l'effetto più elegantino. Ma se invece sapete osare fino in fondo, è stato proposto l'effetto pigiama, che a me piace tantissimo. È un effetto un attimino più strong, con la camicia un po' pop floreale, che va abbinata col suo pantalone. Ad esempio, qui sopra potreste benissimo metterci lo smanicato, questo, guarda mamma, prova a abbinarmelo sotto. Guardate, potete benissimo mettere il pantalone con la sua camicia e sopra lo smanicato dove esce la camicia. Guardate che bello, potete metterlo sia nel colore del verde, sia nel colore del burro. Quindi sovrapporre un po' il tutto. Oppure potete mettere, anziché questa camicia, potete indossare, che è la sua. Io ho abbinato proprio questa camicia bellissima, anche per chi ha un seno un attimino più prosperoso, e un giro manica un attimino più tosto, perché vedete, scende a imbuto, è semplicissima, non è troppo scollata, va giù bella morbida, e potete benissimo metterla con questo pantalone, tanto per avere un pochino di colore. E il tutto potrebbe essere finito, guardate, ti lascio questo, con, allora vi faccio vedere anche l'alternativa dell'abito, che è un abito bellissimo. Guardate com'è, quest'abito ha una V davanti con i bottoncini, è molto bucolico come abito, ha questo pezzettino che vi ricorda la vostra infanzia, quando ci facevano gli abitini tutti con questo effetto elastico, vedete qua, che quindi segna il punto sotto il seno, è sempre in quella mussolina, i tre bottoncini arrivano appunto fino sotto il seno, poi parte la leggerezza dell'abito, non è troppo lungo, arriva esattamente una spanna bella piena sotto il ginocchio, ed è il bello che ha questa piccola manichina, che anche questa non vi lascia completamente sbracciate, perché a volte sto anche attenta a vedere che le cose non siano troppo scollacciate, se possono essere usate anche di giorno, perché potete benissimo usarle anche andando al lavoro. Giustamente ci sono degli accorgimenti che in certi ambienti vengono apprezzati, e io li apprezzo tantissimo. Infine vi faccio vedere questo abito che indosso. Questo è un abito coloratissimo, con il collo alla coreana, lo metto sopra la gonnellina, metto sopra, guardate che bello, è un abitone in fresco cotone, è un cotone strepitoso, bellissimo, guardate che colori ha dentro, il fluo, il rosa, il fucsia, il bordeaux, il lilla, poi ha dentro il color burro, che è la base che dà molta molta luce, poi ha tutta questa parte che va giù così in sbieco, quindi non segna, calcolate che questa è una S, vanno proprio fatti così. Molte logicamente non riescono ad accettare l'abito morbido, però
a volte ci si può provare e si sta bene anche con le cose un attimino morbidine. Logicamente bisogna sempre valutare se si è alte, si è basse, se è qui, se è là, logicamente tutto, però a volte anche usare con dei tagli diversi cambia un attimino. Vedete che non è troppo corto, copre proprio fino a metà ginocchio, e se volete, perché non vi vedete appunto con le cose morbide in vita o avendo magari un attimino un seno più prosperoso, volete ridurre e far vedere la vita un attimino più strettina, mettete la vostra cintura in vita e voi cambiate già tutto il taglio visivo dell'abito. È un abitino raffinatissimo, copre il braccio, guardate ragazze come sono attenta, copre il braccio perché ha questi alamari che chiudono il bottone, e sopra possiamo mettere questo cardigan che riprende benissimo i colori dell'abito. Guardate che bambole che vi rendo. Questi sono colori un attimino più accesi. Ce l'ho sia così che color rosa, che è un rosa proprio baby. Questo è proprio un rosa baby, bellissimo. Anche questo leggermente a costine, non troppo lungo ma neanche troppo corto. Ultimo abito che vi indosso, vi faccio vedere. Questo che indosso è disponibile nella taglia S, ma vedete che è una S che veste benissimo anche una M, e ce l'ho nella taglia L, quindi la taglia L vestirà anche un attimino di più. E ultimo abito che vi faccio vedere e che vi farà strabuzzare gli occhi per il colore meraviglioso, guardate che bello, è un chemise anche questo con colori dell'azzurro turchese. Non lo sentite indossato perché è un cotone molto morbido, delicato, leggero. Sono stata molto attenta sia io che la mamma alla scelta dei tessuti, perché quando scoppia il caldo non ha più mezze misure, quindi dobbiamo sentirci a nostro agio, fresche, ma anche un po' alla moda, perché altrimenti si va sempre a mettere cosine facili, veloci, senza stare attenti a quelli che sono i tagli e i nuovi look. Invece se noi scegliamo sia il look che il tessuto, facciamo una cosa più facile e veloce e bella e scelta. Guardate che spettacolo quest'abito, è la prima volta che lo indosso, non ha le tasche, potete usarlo benissimo chiuso, ma se volete e sapete riuscire a combinare e cambiare anche un attimino le forme e i modi di poter usare gli abiti, potete benissimo lasciarlo anche aperto, fatto a soprabito. Ma se lo chiudete ha anche la sua cintura, mi pare, da qualche parte. Vabbè, è una cinturina in spago, corda, semplicissima, che vi fa il punto vita. E queste sono le proposte di questa settimana. Vi ho fatto vedere tanti colori, ci tengo a farvi vedere la scelta dei tessuti, l'unicità un po' anche dei prodotti. Vedete che ogni volta cerco di cambiare, perché sapete che non mi piace avere troppe cose tutte uguali, soprattutto per queste che sono le collezioni. E termino facendovi e ricordandovi sempre che oltre all'abbigliamento noi amiamo la profumeria e tutto ciò che riguarda la bellezza. Vi ricordo la Maison de la Vanille, che sono queste vaniglie che sono presenti sul mercato a fine 1800, vengono logicamente dalla France, sono delle vaniglie meravigliose per le amanti del dolce. In questo caso abbiamo quella con l'etichetta gialla, che è la Vanille Noire du Mexique, che è una vaniglia a base di bergamotto, aldeide, rosa, gelsomino, iris, vaniglia e un goccino di patchouli. E questa è una. Poi abbiamo quella con l'etichetta blu, che io considero una vaniglia talcata, che è a base di aldeide, ambra, tuberosa, gardenia e gelsomino. Ecco perché è anche secondo me talcata, perché appunto avendo dentro anche la tuberosa la rende un attimo talcatina. E infine
abbiamo la vaniglia Givré des Antilles, perché qua viaggiamo in tutto il mondo senza manco prendere l'aereo, quindi andiamo alle Antille e in Messico, e questa è a base di bergamotto, mandarino, lavanda, rosa e tanto patchouli. In questo caso c'è dentro proprio tanto patchouli, quindi quando la spruzzate sentite la vaniglia, ma poi sotto esce il caldo del patchouli. Vi ho fatto sentire, scusate, vi ho trasmesso via voce tre vaniglie completamente diverse. Una è una vaniglia più, secondo me, più agrumata che quella verde, una è più talcata che quella blu e una è più secca e legnosa che quella a base di patchouli. Poi sono arrivati tantissimi braccialetti in argento che vi faccio vedere, semplicissimi, se amate le cose piccoline, anche per fare un pensierino. Vedete questo che ha il cuoricino con gli strass, tutte le pietruzze colorate. Poi abbiamo le tre semplici catenine oro giallo, oro rosso, oro rosa, il cuore aperto tipo tattoo. Poi abbiamo i braccialetti col taglio, sono tutti in argento questi, col taglio argento oro e i tre oro fatti a palline che danno un'idea di sfaccettature, sembrano tutti brilli ma invece non lo sono. E questi due che hanno le tre pietre colorate unite o distanziate. Così vi faccio vedere anche un pochino di bijou. Vi ricordo il famoso bucato di Adele che ci rende dipendenti, molto dipendenti, per profumare i nostri tessuti. E infine, per rompere 5 minuti le scatole, vi ricordo che io ci tengo al vostro viso, che è il primo che mostriamo insieme alle mani. Quindi il viso va sempre pulito bene, latte tonico, qualsiasi cosa voi vogliate, ma che sia latte e tonico, e poi va idratato, nutrito e curato. Ok, quindi piccolo scrub dolce. In questo caso vi presento i prodotti di Gabor. Gabor è una ditta italiana che produce tutto a base di acido ialuronico. È una ditta che crea queste linee molto facili, perché potete metterle notte e giorno, ma piacciono tantissimo come texture sul viso in base alle proprie esigenze. Quindi in questo caso c'è Nutrition Extreme, che è un avviso nutriente con burro di karité e acido ialuronico. Nutriente perché scende e dà da mangiare alla nostra pelle, quindi nutre, un attimino più corposa. Questo è per le pelli che voi sentite quando la pelle tira, è molto secca e non ve la sentite a posto, ha bisogno di mangiare, quindi di nutrirsi. Questa è una texture che è molto corposa e proprio crea anche molta sensazione piacevole alla vostra pelle, perché il burro di karité è molto corposo. Ok, poi abbiamo invece l'Hydratation Supreme, che è una crema viso idratazione prolungata con aloe vera, sempre con acido ialuronico. L'idratazione cos'è? L'acqua. Quando voi avete una pelle che ve la sentite giusta, però vi guardate allo specchio, vedete un pochino, voi dite che sono rughette, no, possono essere anche semplicemente dei tagliuzzi che vi si formano a livello visivo perché lei ha sete. Quindi io vi dico sempre, prima di tutto bevete e idratate la vostra pelle, ok? Quindi datene un po' di acqua, come una piantina, tutti i giorni un goccino di acqua. E infine questa, che è una crema che mi ha dato tante soddisfazioni anche per clienti che proprio la stanno usando, anzi saluto anche la signora di Pomezia che mi ha detto: Cristina, funziona benissimo. E questa è una crema antirughe totale, crema viso anti-age con olio di argan e acido ialuronico. Questa è proprio anche una crema curativa a 365 gradi, cioè va proprio a distendere i tratti del viso, va un attimino a lavorare dove ci sono quei solchettini antipaticissimi, direi anche un'altra parolaccia, ma meglio di no, che si formano perché tutto avanza, ok? Quindi spero di avervi dato anche delle nozioni interessanti su quanto riguarda la vostra bellezza. Io ragazze vi saluto,
Vi ringrazio, ora mi cambio, vado a mangiare pure io e poi rientro qua alle 3. Quindi se volete venire a fare un giretto, io vi aspetto. Buona giornata e buon lavoro per chi continua il lavoro e buon tutto per chi ha le sue faccende da fare. Un bacione, ciao ciao!